Siamo sempre con il Dog Trace X30, questo è un canalone molto chiuso, ecco che la nostra, la presenza di Rico che è appena rientrato, la colonia significa che è molto vicino a noi. Vediamo Fendi a circa 50 metri di fronte, eccola sul costone che sta rientrando. Ho visto, eccola, sta scendendo. Vieni bella, vieni. Eccola là. Cagna di gran temperamento. Brava, brava, brava. Ecco, ci dice che infatti sta qui a 18 metri. Brava Fendi, brava. La indica. Eccola là. Questo è un posto molto chiuso dove altri GPS, sinceramente, dei miei compagni di caccia, non è per vantarmi di questo prodotto, ma danno problemi, di ricezione. Vero che anche questo ha solo una linea come ricezione. Però nonostante che ha una linea solo, un'attacca solo, i cani li indica in modo perfetto. Questo è un canale con in alto delle spalle di oltre 200 metri e in più sopra ci sono altre montagne. Nia significa che il cane è molto qui vicino, infatti Fendi, eccolo qua. Questa è la funzione cicalino. Ti serve individuare il cane. Per i miei orecchi, ripeto, riesco a sentirlo a 25-30 metri. Ho abbinato anche un beeper della Canicom. Poi ognuno preferisce cacciare, come vuole, quindi di conseguenza adesso da verificare una cosa. Fendi è ferma qui davanti a me, di conseguenza la scritta beeper che sta proprio qui, eccolo qua, è ferma. E sappiamo che il cane è a punto, quindi il palmare mi sta vibrando perché su Fendi ho messo la vibrazione, mentre su Rico, che è il numero uno, che sta ormai a 100 passa metri, ho messo il beep al palmare. Questo mi agevola l'identificazione un attimino del cane per sapere quale subito cane è andato in ferma. E se non è il numero 1, comunque sia, con la freccia si scende molto velocemente, si va al 2 e via di seguito, ed è istantanea il collegamento al collare. E proseguiamo da quest'altra parte. Ci giriamo. Andiamo su Rico, sta a 53 metri, vediamo se è reale, sta rientrando, sì, lo vedo in fondo. Vieni Rico, vieni, eccolo, me lo indica proprio davanti. Vieni, vieni Rico, dai. Il forte di questo prodotto è la precisione che indica il cane, questo sì. Poi come tutti i prodotti, logico che qualche difetto lo può avere, non dico di no, però per ora, per quello che serve a me che vado a beccaccio, è molto utile. Ricordiamo che può essere collegato anche a un'app gratuita con un cellulare con Android, di conseguenza si possono seguire tutti i cani sullo smartphone, sulla mappa di Google Maps, tutti i cani contemporaneamente, ed indicano a che distanza stanno e cosa stanno facendo. E dal cellulare, senza usare per niente questo palmare, possiamo dare tutti, intervenire, dare i comandi al collare e modificare quant'altro vogliamo fare sul cane. Quindi il cellulare funge da vero palmare, e magari è più tascabile, qualcuno lo preferisce. Ecco, ognuno ha i suoi gusti. Ok, grazie a tutti, arrivederci.